Amici rossoneri, amici amanti del calcio, un saluto da Luca Zed, benvenuti in questo video. Dopo due giorni di tornate elettorali che mi hanno frantumato le palle, posso tornare a fare video, posso tornare a parlare di Milan con quello che tiene banco in queste ultime ore, ovvero in questi ultimi giorni, ovvero il calciomercato, Ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate ovviamente con le vostre opinioni e sono sempre pronto a leggerle e avendo tempo anche a rispondere. Alla fine del video, in coda, devo parlare anche dei nostri rivali cartonati. Devo dire qualcosa che non riesco a tenermi nel gargarozzo, ma ne parliamo dopo, qualche 30 secondi, giusto per le cose meno importanti le lasciamo alla fine. Ragazzi, siamo in una situazione che a me piace, nel senso che vedo la società che si sta muovendo bene, soprattutto per aver già praticamente delineato l'attaccante, uno dei due attaccanti che devono arrivare, ragazzi, perché Zirkzee non basta, però insomma siamo agli sgoccioli, siamo ai dettagli per portare a casa Zirkzee, un giocatore veramente fantastico, un giocatore che nel Bologna ha fatto benissimo, non ha segnato tanto, ma credo che da noi segnerà il doppio dei gol che ha segnato nel Bologna, quindi grande colpo. Si è praticamente d'accordo su tutti, sulle commissioni dell'agente, sul contratto che sarà di 5 anni, pensate, a 4 milioni netti all'anno, un contratto veramente bello, bello pesante, per cui ecco, anche perché il giocatore insomma è rimasto anche convinto a venire, perché insomma va bene il blasone, va bene tutto, ma quando c'è la grana uno arriva anche più volentieri. Grande colpo, ribadisco, sono contento, ma non fermiamoci qui, non si stanno fermando qui a quanto pare, ci sono un po' di nomi che stanno ribollendo nei giornali, tra youtuber, tra giornalisti, e quindi mi piace questa situazione. Un nome veramente che ha fatto scalpore, poi passeremo agli altri, ma quello che ha fatto più scalpore è quello di Rabiot. Centrocampista della Juventus in scadenza, a quanto pare Rabiot non vuole rinnovare con la Juve e a quanto pare l'entourage del Milan ha contattato il suo procuratore, nonché la mamma, per capire com'è la situazione. Ovviamente Rabiot a me piace tantissimo, sarei contento venisse, ma il problema è l'ingaggio, ma a supporto di questa operazione c'è il fatto che comunque può usufruire del decreto crescita, non una cosa da sottovalutare, magari si può pagare un po' di più perché non c'è c'è il decreto crescita e quindi si risparmierebbero un bel po' di quattrini. Non so se sono solo indiscrezioni, se sono solo suggestioni, a me piacerebbe che venisse se ci fosse la possibilità. Poi fatemi ovviamente sapere voi cosa ne pensate. L'altra pagina di calciomercato riguarda il terzino destro. Due nomi su tutti, Emerson Royal e Matty Cash. Uno il brasiliano che gioca nel Tottenham e l'altro il polacco che gioca nell'Aston Villa. Insomma, due giocatori che sono veramente bravi, difficile scegliere, anche se io ho già scelto il mio preferito, ed è, ve lo dico subito, poi non so qual è il vostro, io sceglierei sicuramente Matty Cash, perché oltre ad essere, il suo ruolo principale è il terzino destro come Royal, ma lui può giocare sia avanzato e anche a centrocampo, per cui è abbastanza duttile. E quindi sono contento di questo movimento che sta facendo la società, perché non si sta fermando. Quindi siamo già a Zirkzee, magari uno tra Matty Cash o Royal. Però ragazzi, a me quello che farebbe veramente, veramente saltare sulla cadrega è buongiorno. Noi abbiamo bisogno come il pane di un centrale forte e quindi spero che ci siano dei contatti con il Torino per poterlo portare a casa. In questa operazione si potrebbe rientrare Saelemaekers, che è di ritorno dal Bologna,
e quindi magari interessa al Torino, magari insomma se le Mekers più un 25 milioni si potrebbe anche tentare di portarlo a casa magari. Un'altra voce interessante è quella di Hummels, il difensore del Borussia Dortmund, che è un grande difensore, è vero, 35 anni, però al di là dell'apporto che potrebbe dare dal punto di vista tecnico, c'è anche un grande apporto che potrebbe dare dal punto di vista così della personalità, potrebbe veramente insegnare tantissimo a un giocatore tipo Malichao, che insomma è giovane e nel finale della stagione scorsa poi è un pochino deluso, e potrebbe essere un bel innesto con esperienza per poter insomma, far crescere anche i giovani, ovviamente senza accantonare il fatto che è un super difensore, può dar la sua anche in campo, non solo dal punto di vista così dell'esperienza e dello spogliatoio. Questo è quanto, fatemi sapere voi fra tutti questi nomi se quello che vi va bene, quello che non vi va bene. Ovviamente ci vuole un altro attaccante, si è parlato di Broia, che a me sinceramente non piace, penso che sia un sondaggio un po' così superficiale, lo spero perché è un giocatore sempre infortunato che non mi scalda il cuore, non mi fa sognare, e quindi spero che arrivi invece un attaccante, non voglio fare nomi, ma spero che ci sarà un attaccante degno di stare nell'attacco lì a fare il centravanti del Milan. Per quanto riguarda questo discorso di calciomercato, chiuderei qui aspettando sempre i vostri commenti, e la cosa che devo dire riguardante i nostri rivali cittadini. Allora, io spesso sento parlare sotto i miei video, criticare, sfottere per i derby, per altre cose, e fino a lì ci sta. Ma quando sento un interista che mi parla di debiti, ecco, io come se sento dire sentire il bue che dice cornuto all'asino, perché sentire parlare, cioè prendere in giro noi per i debiti da parte dell'Inter è una roba veramente che non si può, non ha modo di esistere, ecco, perché dicono che dobbiamo dare 700 milioni a Elio e quindi siamo indebitati per questo che non viene Conte, e quindi insomma secondo loro ci stanno prendendo in giro per questo motivo qua. Neanche se Conte poi fosse andato da loro, ecco, comunque è andato una rivale anche nei loro confronti, per cui non capisco tutta questa, come dire, felicità nel sottolineare questa cosa qua, veramente patetica. E l'altra cosa appunto riguarda appunto Conte, perché a volte mi fermano insomma amici e mi dicono, amici tra virgolette, Conte è andato via, Conte è andato via, quindi vabbè, insomma, una cosa veramente che non si può sentire, ragazzi. Noi abbiamo, vi ripeto, abbiamo il bilancio inattivo, se poi Cardinale ha i debiti nei confronti di Elliot, succederà nella peggiore delle ipotesi che Elliot si riprende il Milan, ma comunque i debiti noi non ne abbiamo a livello così di bilancio, come voi invece. Quindi chiudiamo questo discorso e niente, iscrizione al canale, like, commenti, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!